Ragazzuoli, oggi vi voglio parlare di un argomento molto importante secondo me, che è l'empatia, come vedete dal titolo. Però prima di andare a parlare di questo, voglio fare una piccola introduzione che chi mi segue in realtà già lo sa. Però visto che nei commenti vedo che tante persone fraintendono, voglio specificarlo. Cioè, alcuni pensano che io sono illuminata o che mi credo di essere illuminata, arrivata chissà dove. Allora, io non l'ho mai detto, assolutamente, e ci tengo a specificarlo perché per me è importante. Cioè, io mi permetto di darvi consigli non perché sono illuminata e ve li do dall'alto, ma perché sono una persona che sta facendo un certo tipo di percorso, che affronta questi temi giornalmente, quotidianamente, da sola, con le persone che frequento, con la mia famiglia, cerco di farlo, con i miei amici, con il mio compagno, insomma, sono nel mezzo del mio percorso e voglio farlo con voi. Sono qui sui social per condividere i miei apprendimenti, per darvi consigli che sono gli stessi che do a me stessa e che vedo che funzionano. Poi non vuol dire che vi do consigli perché io sono arrivata ad un certo punto, quindi non date per scontato questa cosa, perché non è detto che sia sempre così. Anche in questo caso, per quanto riguarda questo argomento, non voglio darvi dei consigli sull'empatia, su come essere empatici, perché io ci sono riuscita, anzi perché mi rendo conto che non sono empatica ancora come vorrei. Io vorrei arrivare proprio al punto di sentire le emozioni degli altri quasi o senza quasi come fossero le mie. E invece mi rendo conto che ci sono ancora dei blocchettini che mi impediscono di connettermi a chi ho di fronte nel modo in cui vorrei, nel modo profondo, intenso e vero che vorrei. Sto capendo cos'è che mi blocca, cos'è che dovrei cambiare. E ovviamente sto cercando di farlo ogni volta che mi si presenta l'occasione, e quindi vorrei dare gli stessi consigli a voi. Perché? Perché penso che sia una cosa importante, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi, che non tratta questi argomenti, cioè non ce li insegna. Temi come accedere e connetterci alle nostre emozioni, figuriamoci a quelle degli altri, temi semplicemente come la spiritualità, la conoscenza di noi stessi. Quindi è per questo che io sono qua e voglio condividere questo con voi, perché qua intendo sui social, perché penso che ne abbiamo bisogno. E soprattutto per quanto riguarda l'empatia, cioè nessuno ci dice che siamo, come dire, che siamo uniti, perché questo non sono io che lo dico perché sono New Age, ma è la scienza che lo afferma. Quindi ti consiglio magari di approfondire tu stesso questi argomenti, magari studiandoti un po' la fisica quantistica. Quindi la realtà dei fatti è questa, che noi siamo molto più vicini e simili di quanto crediamo, di quanto ci è stato insegnato, di quanto siamo abituati, no? E quindi io penso che per natura noi siamo predisposti ad essere vicini, uniti, connessi. Quindi andiamo al dunque. Vi do 4 consigli per essere più empatici, per migliorare questa capacità che abbiamo in realtà intrinseca dentro di noi. Consiglio numero 1 è lavorare su te stesso. Non devi per forza essere illuminato per sentire le emozioni degli altri, però sicuramente non potrai farlo se non riesci a connetterti con le tue, o non riuscirai a dare amore agli altri se non riesci a farlo con te stesso, o conoscere a fondo gli altri se non lo sai fare con te stesso, e così via. Quindi il primo consiglio è assolutamente lavorare su te stesso. Andare avanti nel tuo percorso, osservarti, osservare soprattutto le tue azioni, le motivazioni che ti spingono ad agire in un certo modo, le emozioni che ci sono sotto, le paure, le motivazioni delle tue paure, insomma, e tutte queste cose qui di cui poi parlo molto spesso. Vi linko qui il video sull'ego per darvi un po' l'introduzione di questo. Consiglio numero 2, ripulisci le motivazioni che ti spingono a voler essere empatico, a voler migliorare questa tua qualità. Perché se vuoi essere empatico per ottenere qualcosa in cambio, per ottenere delle conferme o per sentirti buono, ovviamente non funziona, non avrai il risultato sperato. Io ti consiglio di essere onesto con te stesso e di prendere, che lo è o che non lo è, non importa, poi lo vedremo, lo vedrai, di prendere veramente in considerazione quest'idea. Cioè,
l'idea che tu veramente lo fai per ottenere qualcosa in cambio, che la tua motivazione non è pura. Perché ti dico questo? Perché spesso quando pensiamo che una cosa è brutta o negativa, la scartiamo a prescindere, la rifiutiamo, mentiamo a noi stessi perché non vogliamo, no, in realtà avere delle intenzioni del genere. E quindi non le osserviamo, non le analizziamo, le rifiutiamo a prescindere. Io l'ho fatto in passato, cioè ho mentito molto a me stessa perché per questi concetti, per queste idee che io avevo di me stessa, della me stessa che volevo essere. E quindi invece di essere onesta con me stessa e vedere le cose così come erano, anche se erano brutte, se mi facevano stare male, mentivo a me stessa inconsapevolmente, senza accorgermene, perché mi vergognavo in realtà di avere questi automatismi, no? Queste azioni che non, in realtà sapevo dentro che non erano belle, buone, giuste. Però se ce le hai c'è un motivo, non è colpa tua, c'è sicuramente un qualcosa dietro che devi vedere, o magari un trauma, piccolo, grande che sia, una sofferenza, delle difficoltà che hai avuto in passato. E quindi se osservi, e quindi se guardi la realtà delle cose, sei onesto con te stesso, poi potrai ripulire veramente e purificare, no, le tue intenzioni e far sì che siano pulite, limpide. Quindi non farti nessuna idea di te stesso, accogliti così come sei, perché solo in questo modo potrai migliorare. Se non guardi i tuoi difetti e i tuoi errori, non potrai mai migliorare. E l'importante non è arrivare a un certo punto, l'importante è la crescita, è il percorso, è migliorarsi costantemente, essere consapevoli ogni istante, guardare in faccia tutte le sfaccettature di te stesso che non sono ancora pure per farle diventare pure. Consiglio numero 3, non giudicare, che può sembrare banale, però spesso non sappiamo veramente come non giudicare, sappiamo che non bisogna farlo, però se il giudizio ci viene automatico c'è qualcosa da vedere anche là, perché spesso noi agiamo per concetti, cioè noi non dobbiamo avere paura, quindi non lo diciamo, non devo avere paura, oh, non devo giudicare, ok, non lo faccio. Non è così semplice, è impossibile, no? Se tu hai paura devi esprimerla finché c'è per non averla più, così come il giudizio, non è che dici sto giudicando, ah ok, no, cioè come fa? Cioè, cosa ci fai con quella cosa? Se c'è, se si è presentata c'è un motivo. E quindi noi per questo spesso andiamo avanti per concetti, ah non devo giudicare, non lo faccio, quindi che cosa fai? Menti a te stesso inconsapevolmente, dici che non stai giudicando perché sai che non dovresti, e non analizzi poi la verità. E quindi come si fa? Prendendosi le proprie responsabilità. Cioè, innanzitutto, se una persona ti dà fastidio, in quella sua azione che ti ha provocato questo fastidio c'è qualcosa da vedere dentro di te, perché spesso noi tendiamo a puntare il dito solo contro l'altro e dire ok, questo ha fatto una cosa che mi ha dato fastidio, è fastidioso, o è una persona così colà, ha fatto questo, ha sbagliato. Ci concentriamo su cosa ha sbagliato lui, che probabilmente anche lui avrà le sue responsabilità, le sue cose da vedere, ma quello lo deve fare lui. Te devi capire che cosa c'è dentro di te che ti ha scatenato questa persona, che ti ha rispecchiato, perché lo dico sempre, siamo tutti lo specchio dell'altro. Quindi la cosa migliore che tu puoi fare per te stesso in primis e quindi anche per l'altra persona è di appunto prenderti le tue responsabilità, puntare il dito contro te stesso e vedere cosa c'è che non va nella cosa che è successa, mettere luce su quella situazione. Quando avrai fatto questo ti sarai concentrato su te stesso e sarai andato oltre il giudizio, perché sei andato più in profondità. Uno giudica e chiude, non è veramente aperto. Se tu invece vai oltre, vedrai che c'è più spazio, cioè c'è qualcosa oltre quel giudizio. La persona stessa è molto di più di quella sua azione o di quel tuo giudizio, di quella tua idea. E vedrai che c'è molto più spazio per connettervi, per conoscervi più in profondità. Consiglio numero 4, leggi fra le righe, cioè vai oltre ciò che la persona dice, guarda come si muove mentre lo fa, come dice quella cosa, che parole usa, insomma, analizza tra virgolette, perché ovviamente devi restare te stesso, naturale, non,
non è bello, no? Vedere la persona come un oggetto di studio, ovviamente devi comunque essere sì te stesso, senza cerca di andare oltre il personaggio che la persona si è costruito, che sta mostrando, quindi il suo ego, la sua maschera, e vedere cosa c'è sotto, cosa vuole dire veramente quella persona. E io penso che se ti connetti veramente a te stesso, alle tue emozioni, e vai oltre i pensieri giudicanti, potrai sentire anche le emozioni dell'altro, o comunque capirai i modi per far sì che ciò accada, cioè per capirlo meglio quantomeno. Se non riesci tu a sentire le sue emozioni, puoi trovare dei modi per connetterci all'altro, alle sue emozioni. Purtroppo dovremmo farlo più in modo spontaneo, di dirci veramente, senza maschere, senza niente che filtra, come stiamo, cosa pensiamo. Però purtroppo nel mondo di oggi non lo facciamo, anche se vorremmo, non siamo proprio abituati, abbiamo mille paure di essere giudicati, di mostrarci vulnerabili per quello che siamo veramente, paura del rifiuto, dell'abbandono, eccetera. Alla fine abbiamo tutti bisogno dell'amore, secondo me è questo che c'è alla base delle nostre paure, no? Che è la paura dell'abbandono, del rifiuto, del giudizio, cioè sono mancanza di amore tutti quanti, quindi anche questo secondo me aiuta a sentirci più uniti, che abbiamo bisogno tutti della stessa cosa fondamentalmente. E quindi dobbiamo trovare dei modi per farlo noi innanzitutto, per essere sinceri con noi stessi e quindi con gli altri, e di fare in modo che anche gli altri siano sinceri con noi, perché appunto spesso uno chiede come stai e l'altro risponde tutt'altro da quello che sente, magari non perché, cioè non sempre mentiamo in modo strategico e pensato e intenzionale, no? Magari mentiamo prima a noi stessi e poi agli altri, non ci rendiamo conto di farlo, e quindi bisogna allenarsi tanto. È una cosa a cui non siamo abituati, piano piano insieme ci riusciamo. E quindi nulla, questo è quanto. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, questo è un argomento in cui particolarmente il vostro feedback mi farebbe piacere, no? Perché alla fine il mondo virtuale è un modo, uno dei modi per connetterci, per fare in modo che questo di cui ho parlato in questo video accada. E quindi è per questo che sto creando questo corso, che sto creando delle guide, sto facendo un nuovo sito web, già ve l'ho detto, penso su, non mi ricordo dove. Spero che riesca a finirlo presto, perché non vedo l'ora di vedere un po' cosa succede, cosa riusciamo a fare insieme. Mi fomenta questa cosa, anche se non riesco ad esprimerlo con la telecamera. Ah, sono entusiasta! Bene, il video è finito, si vede mai alla prossima. Ciao belli!